Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. In questo video vi parlerò e vi mostrerò come si fa la purificazione delle candele nella data del 2 febbraio, che è oggi. E oggi c'è questa ricorrenza molto antica che trae le sue origini dal paganesimo, che è la cosiddetta festa di Candelora, festività che è stata poi traslata nel cristianesimo con altre accezioni. Nel paganesimo, in questo giorno si usava purificare le candele che sarebbero state poi utilizzate in ritualistica durante tutto l'anno. Io in questo giorno c'è anche chi carica energeticamente le candele. Io invece, soprattutto perché siamo adesso in luna decrescente, preferisco non fare questa operazione perché secondo me il discorso di caricare una candela va fatto per ogni singolo rito. Quindi l'unica operazione che vado a fare oggi è quella di purificazione. Cosa ci serve? Ci serve un incenso. Io ho utilizzato un incenso che uso sempre in luna decrescente e del sale. Vedete qui le candele sono tantissime. Cosa potete fare? Potete essere sia molto precisi, cioè prendere la singola candelina, passarla sull'incenso. Anche solo mentalmente, con il pensiero, dando un'energia di purificare, dare il vostro comando di purificare la candela, e poi con il sale potete prendere un cucchiaino di sale e metterlo qui sotto sulla candela. Ecco, vedete, io ho messo il sale. Potete togliere questa parte di alluminio e procedere così per ogni singola candela. Ovviamente, se ne avete così tante, potete anche mettere dei mucchietti di sale vicino alle candele o sotto le candele e comunque poi lasciarle un po' in esposizione con l'incenso e con i fumi dell'incenso. Quindi vi ricordavo che questa festività, come vi dicevo, e poi dipende anche in alcune zone del mondo. Per esempio, in America oggi si festeggia il cosiddetto giorno della marmotta e ci sono molte tradizioni secondo la quale la marmotta uscirebbe dalla tana e, a seconda della posizione della sua ombra, deciderebbe se è finito il letargo oppure no. E nel cristianesimo invece in questo giorno ci sono, in vari paesi d'Italia fanno le cosiddette processioni della Candelora, cioè vanno a portare luce, hanno vari nomi in ogni paese differente, però io vedo sempre l'accezione pagana. È una festività legata anche alla meteorologia, come dicevo, e al cambio di stagione tra inverno e primavera. Ci sono molte filastrocche che dicono praticamente Candelora, inverno dentro o inverno fuori. Cioè, praticamente ci si chiede se siamo ancora nell'inverno, cioè, oppure se ci possiamo affacciare alla primavera, cioè come se fosse una via di mezzo, una festività che sta a celebrare la via di mezzo tra l'inverno e la primavera. Comunque è una festività portatrice di luce, perché le candele sono simbolo di luce, e quindi in questa festività, se voi avete un quantitativo enorme, ingente di candele, ne potete approfittare per fare la cosiddetta purificazione delle candele. Poi volta per volta farete il caricamento delle candele, a cui dedicherò un video a parte. Allora, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.